Bene, abbiamo visto ieri la prima tecnica della scomposizione di un polinomio in fattori. La tecnica va sotto il nome di raccoglimento totale. Totale perché coinvolge tutti i monomi del polinomio a fattore comune. Esempio, vediamo qual era l'esempio che avevamo usato, anche se ecco, per esempio c'era 8xy meno 12x alla seconda. Se ho quindi diversi monomi, la prima cosa che vedo, la prima tecnica che utilizzo, mi chiedo se i diversi termini del mio polinomio hanno un MCD diverso da 1. Qual è il massimo comune divisore che coinvolga tutti i monomi? In questo caso avevamo 4x e questo è il fattore comune. Quindi scrivo 4x, l'MCD, a fattore comune, per una parentesi che contiene quello che ottengo dividendo ciascuno dei monomi del polinomio per l'MCD, il risultato lo metto nella parentesi. Quindi 8 diviso 4 fa 2, x diviso x fa 1 non lo metto e poi ho y, poi ho meno diviso più che fa meno, 12 diviso 4 che fa 3, x. E ho scomposto i fattori con raccoglimento totale, totale perché coinvolge tutti i monomi. Ok? La seconda tecnica che utilizzo è imparentata con la prima, prende il nome sempre di raccoglimento, ma questa volta si chiama parziale a fattore comune. Ok? E consiste in quanto segue. Immaginate questo polinomio, ax più ay più 2x più 2y. Questo è un quadrinomio. Ok? Se osservate, i quattro monomi hanno un MCD che è 1, non hanno fattori comuni. Tuttavia, posso considerare solo una, scusate, considero solo una parte del polinomio, in particolare delle coppie, perché se osservate, le prime due coppie hanno in comune il fattore A. Le prime due monomi, scusate, la prima coppia. La seconda coppia ha in comune il fattore 2. Quindi mi conviene procedere a gruppi. Possono essere coppie, ma possono essere anche terne di monomi. Quindi prendo in considerazione le prime due, i primi due monomi. Lo riscrivo qua sotto. Ax più ay più 2x più 2y. Se prendo in considerazione solo i primi due monomi, l'MCD è A. Gli ultimi due hanno un MCD che è 2. Quindi metto in evidenza il fattore comune, cioè l'MCD dei primi due monomi. Quindi ho A per AX diviso A fa X e AY diviso A fa Y. E poi ho il seguito. Opero nello stesso modo, metto in evidenza il fattore comune che è 2 per 2x diviso x fa x e 2y diviso 2 fa y. Adesso i due termini hanno in comune x più y e quindi raccolgo un'altra volta mettendo in evidenza la parte comune che è x più y. Poi mi rimane dal primo termine a, dal secondo più 2. E ho concluso. Prego. L'ultima parte,
Certo, il secondo passaggio è un raccoglimento totale. Quindi il raccoglimento parziale, se volete, non è altro che un raccoglimento totale fatto in due passaggi diversi. Due o più, sì, a seconda. E posso operare su copie, ma anche su terne. D'accordo? Proviamo per esempio questo. Vediamo un altro esempio. Immaginate di dover scomporre A alla seconda B più A, B alla seconda più A più B. In questo caso il raccoglimento totale non funziona perché l'insieme dei quattro monomi non ha fattori comuni a tutti. Quindi passo alla seconda tecnica. E vedo che per esempio i primi due hanno in comune un MCD che vale AB. Mentre gli ultimi due hanno un MCD che è 1. Ma questo non deve scoraggiarmi. Perché? Beh, dopo che ho raccolto la parte comune ai primi due, mettiamo in evidenza il fattore comune che è AB, del primo monomio A alla seconda diviso A rimane A. B diviso B fa 1, non lo metto. Più AB alla seconda diviso AB rimane B. E poi ho più A più B. Ma questo posso pensarlo come un tutt'uno. Anche se il minimo dell'MCD è 1, posso pensarlo come un termine unico. Lo raggruppo in una parentesi. E vedete che adesso il primo termine e il secondo hanno in comune la parentesi A più B. E quando quindi qui opero un raccoglimento totale, metto in comune A più B e mi rimane AB del primo termine e più 1 dall'ultimo. Ok? Vediamo di fare qualche altro esercizio, vediamo di aprire il libro. Qualche altro esempio. Sì, okay. Prendiamo eccolo qui. Allora. Immaginate prendiamo questo esempio, dobbiamo scomporre questo polinomio 3a alla quarta più 6a alla terza più 9a alla seconda più 18a. In ogni caso parto sempre dalla prima delle tecniche che conosco, ok? Come quando faccio le scale, non salto mai gli scalini. La prima cosa che mi chiedo, posso raccogliere a fattore comune totale? Quindi controlliamo l'MCD di tutti i termini. Qui abbiamo 3 alla quarta, 6 alla terza, 9 alla seconda e 18a. L'MCD, dimmi. Prego, sì certo, l'MCD non è 1. La parte numerica ha un divisore comune che è 3 e poi la parte letterale c'è la lettera A che è dappertutto. Parti comuni, fattori comuni con l'esponente più basso. Quindi per prima cosa faccio il raccoglimento totale. Quindi questo lo scompongo in 3A
lo metto fattore comune davanti a tutto per parentesi. Nella parentesi metto quello che rimane, dimmi. Ah, scusami, certo. Quello che rimane dalla divisione di ciascun monomio per il fattore comune. Quindi 3 alla quarta diviso 3a fa a alla terza. 6 alla terza diviso 3a fa 2 alla seconda. 9 alla seconda diviso 3a fa più 3a. E 18a diviso 3a fa più 6. Per controllare se ho fatto il raccoglimento corretto, quindi il massimo raccoglimento possibile, devo verificare che quello che mi rimane nella parentesi ha un MCD di 1, cioè questi termini non devono avere fattori comuni. In quel caso vuol dire che ho operato bene. Ok? Dopodiché devo vedere se nella parentesi che ho ottenuto adesso, ok? Posso usare la seconda tecnica, cioè posso fare un accoglimento parziale. E vedo per esempio che il primo e il secondo monomio ha la seconda come fattore comune, mentre la seconda coppia, 3A e 6, hanno 3 come fattore comune. Quindi posso raccogliere dai primi due alla seconda, dai secondi due i 3, per cui il passaggio successivo è: mi tengo presente sempre il 3A e qui devo usare la parentesi quadra. Dai primi due monomi raccolgo un A alla seconda, quindi mi rimane A più 2, e dal terzo e dal quarto raccolgo un 3, quindi mi rimane A più 2. Faccio vedere che dentro la parentesi quadra ho il fattore comune A più 2, che posso mettere in evidenza e posso raccogliere in questo modo a fattore comune totale. Quindi avrò 3A, poi qui la parentesi quadra non serve più, A più 2 per A alla seconda più 3. Adesso in ciascuna parentesi ho binomi che non hanno fattori comuni, cioè che non posso scomporre ulteriormente. Prego. Considerando le due coppie, questa coppia, i primi due monomi che hanno in termine in comune il fattore A alla seconda e poi i secondi due, la seconda coppia che hanno in comune il fattore 3. Quindi in questo caso, ripeto, opero le due tecniche in sequenza, prima raccoglimento totale e dopo uno parziale. Ci sono domande? Vediamo un altro esempio. Vediamo per esempio. Questo. 12 x alla sesta più 18x alla quinta più 8x alla quarta più 12x alla terza. Anche qui, per prima cosa, facciamo un raccoglimento totale a fattore comune. Qual è l'MCD di tutti i monomi? Okay. 12, 18, 8 e 12, che cosa, qual è il fattore comune? 2. Poi x alla sesta, x alla quinta, x alla quarta, x alla terza, x alla terza. Dopodiché, dentro la parentesi metto, ripeto, quello che ottengo dividendo ciascun monomio per il fattore comune. Quindi qui ho 6x alla terza più 9x alla seconda più 4x più 6. Adesso devo chiedermi se
all'interno della parentesi grande, posso raccogliere in modo parziale. Ok? Quindi consideriamo per esempio la prima coppia e la seconda. Certo, No, sarà indifferente quale coppia prendere. non è detto che la scelta sia unica, eh? Allora, riscriviamo il fattore 2x alla terza per da 6x alla terza e 9x alla seconda hanno in comune 3x alla seconda. E qui mi ottengo nella prima parentesi 6x alla terza diviso 3x alla seconda fa 2x e da qua ottengo un più 3. Poi 4x e 6 hanno in comune il fattore 2. 4x diviso 2 fa 2x e 6 diviso 2 fa 3. Adesso hanno questi due termini in comune la parentesi tonda, 2x più 3. Quindi questa espressione posso scriverla come 2x alla terza per 2x più 3 per 3x alla seconda più 2. Vedete, qui viene la parte comune e poi qui quello che mi avanza dalla divisione di ciascun termine. Quindi qui e questo fattore viene qui. Ci sono domande? Un altro. Proviamo questo per esempio, 89. Abbiamo A elevato alla x più 2 più 3 elevato per A elevato alla x più 1 più A elevato alla x più 2 più 3 A alla x. Questo era il 99. Ah no, scusatemi, ho mescolato i due. Fatemi correggere. Allora, rileggo A alla x più 2 più male, ho scambiato le righe, più A alla x più 2 volte A alla 2x più 2 più 2 volte A alla 2x. Ok? Allora. Qui abbiamo fattori comuni? Certo, c'è il fattore A quale potenza? La potenza più bassa è x per, parentesi tonda, A alla x più 2 diviso A alla x mi dà A alla seconda, certo. A alla x diviso A alla x fa 1. Poi ho più 2 diviso 1 fa 2, A alla 2x più 2 diviso A alla x fa A alla x più 2, più ancora 2, A alla 2x diviso A alla x fa A alla x. Qui controlliamo, siccome c'è il termine 1, l'MCD di tutto la parentesi non può che essere 1. Proviamo a fare un raccoglimento a coppie, visto che ho quattro monomi. I primi due non hanno niente in comune, ma dai secondi due cosa posso mettere in evidenza? Quindi questi due hanno un MCD che vale 1, ma questi due hanno un MCD che è 2A alla x. Quindi procedo in questo senso. A alla x è il fattore comune per quadra. Questo lo lasciamo così com'è, ma lo mettiamo insieme, lo scrivo tra parentesi, alla seconda più 1, più, qui raccolgo 2 alla x e ottengo 2 alla x più 2 diviso
2 alla x, ottengo il 2 diviso 2 fa 1, a alla x più 2 diviso alla x fa a alla seconda. Poi 2 alla x diviso 2 alla x fa 1. E vedete che adesso abbiamo le due parentesi comuni. Qui davanti posso immaginare che ci sia un 1. Quindi riscriviamo l'espressione come a alla x per la parte comune dentro le parentesi quadra, a alla x più 1, per quello che mi rimane togliendo le parti comuni, quindi dalla 1, la prima è il fattore 1 e della seconda è il fattore 2 a alla x. Adesso, se osservate, entrambe le, all'interno di ciascuna parentesi tonda, ho monomi che non hanno fattori comuni. D'accordo? Molto bene. Vediamo qualcos'altro. No, c'è la stessa successiva, questa. Proviamo questo anche. Ma anche qua, questo che è tipo leggermente diverso dagli altri, proviamo questo qui. Vediamo questo. Immaginiamo di dover scomporre in fattori questo polinomio. Un mezzo a alla terza più a alla seconda più a più 2. Anche qui abbiamo un MCD complessivo che è 1. Però raggruppiamo a coppie. Immaginiamo di prendere la prima coppia di monomi. Qui abbiamo un coefficiente iniziale che è un mezzo. Okay? Ricordate come operiamo in questo modo. Il secondo monomio ha un termine numerico che è 1. Quindi prendiamo una frazione che è 1 fratto il minimo comune multiplo dei denominatori, in questo caso 2. E poi la parte comune al delle lettere, quindi l'MCD della parte letterale che è alla seconda. Per parentesi, un mezzo diviso un mezzo fa 1, alla terza diviso alla seconda fa A. Ok? Poi alla seconda diviso un mezzo alla seconda è come dire 1 diviso un mezzo che fa 2, alla seconda diviso alla seconda fa 1, rimane a più 2. Poi vedete che qui ho già a più 2 che è proprio quello che mi rimane nell'espressione di partenza. Quindi qui mi conviene scrivere più a più 2, lo considero come un tutt'uno e gli metto davanti un coefficiente 1, cosa che posso sempre fare. Adesso i due termini hanno in comune la parentesi a più 2. Quindi scriverò a più 2, che è la parte comune, per un mezzo alla seconda più 1. Ci sono domande? Allora, qui utilizzo sempre le due tecniche. Prima mi chiedo sempre, c'è un fattore che coinvolge tutti i monomi? Quindi in questo caso la risposta è no. Okay. Poi dico, beh, allora, quindi raccoglimento totale. Se non funziona, quello parziale. Quello parziale significa considera gruppi di monomi. In questo caso, se ne ho 4, considero delle coppie, perché non posso fare una terna, no? Perché se no me ne avanzerebbe uno e non saprei cosa fare di quello. Quindi se considero i primi due monomi e provo a raccogliere a fattore comune, ho
1 che è un coefficiente frazionario e l'altro è un coefficiente 1. Quando ho una frazione, abbiamo visto la volta scorsa che posso prendere come fattore comune la frazione che ha il numeratore 1 e il denominatore il minimo comune multiplo dei denominatori. In questo caso tra 2 e 1 è 2. Quindi se metto davanti un mezzo, poi mi avanza la parte letterale, che i due monomi a alla terza e alla seconda hanno in comune a alla seconda. Dopodiché dentro la parentesi scrivo quello che ottengo facendo la divisione di ciascun monomio dei due che ho considerato diviso il coefficiente comune. Un mezzo diviso un mezzo fa 1, non metto niente. A alla terza diviso la seconda fa A. Poi ho A alla seconda diviso la seconda che va via rimane 1, poi ho 1 che è qua davanti diviso un mezzo che fa 2. Per vedere se ho fatto i calcoli bene, posso pensare anche mentalmente di fare questo prodotto. Se ho un mezzo alla terza per A, ottengo un mezzo alla terza, che è giusto. Un mezzo alla seconda per 2, 1 e 2, un mezzo e 2 si semplificano, rimane A alla seconda, che va bene. Dopodiché, gli ultimi due monomi non hanno niente in comune, è vero, però posso considerarli come se facessero parte di una stessa parentesi. Non mi costa niente aggiungere la parentesi e mettere il coefficiente 1. Perché lo faccio? Perché così vedo che questo termine è identico a questo. E quindi posso raccogliere questo blocco come parte comune. Quindi dal primo termine, dalla prima parte, diciamo, mi rimane un mezzo alla seconda, cioè il fattore comune, questo qui. Allora, ripeto, questa parte diventa comune e la metto qua davanti. Dopodiché, dal primo termine mi rimane un mezzo alla seconda, che finisce dentro la parentesi tonda e poi da qui mi rimane 1. Ok? E questo completa la scomposizione. Questo qua sarebbe stato 2 terzi alla terza. Prego? Questo qua sarebbe stato 2 terzi alla terza. Questo sarebbe 2 terzi alla seconda. Sì. Un terzo alla seconda. 2 terzi. Un terzo. Beh, dipende. In quel caso lì, come metti che invece, attenzione, una cosa importante, supponete che invece che essere scritto così, ci fosse stato scritto un mezzo alla terza più A e poi più alla seconda più 2. Vedi, questi due fossero invertiti. Okay, quindi se io prendo la prima coppia, non è detto che la scelta sia quella più efficace. Posso prendere per esempio il primo e il terzo, o il primo e l'ultimo e poi gli altri due. Dipende da cosa è più efficace. Non è detto che i monomi siano ordinati in modo ideale. Okay? Prendo una coppia qualsiasi e poi vedo se l'altra coppia è quella che mi serve per avere una parte comune. D'accordo? Se non funziona in un modo, provo in un altro, detto come va detto. Ok? Ci sono domande? No, se prima di passare alla tecnica successiva, io mi fermerei qui e faremo un po' di esercizi insieme alla lavagna, se siete d'accordo. Ok? Bene, per oggi fermo qui.